Barbara, Alfonso, Antonella, sono tre dipendenti del Mercatone 1, il punto vendita di Crevola d'Ossola. Barbara, inizio da te. Hai voglia di raccontarci quali sono stati i passaggi fondamentali che hanno portato, al fallimento purtroppo del Mercatone 1? Allora, si parte dal 2011. Nel 2011 sono stati richiesti i contratti di solidarietà e per poi arrivare nel 2015 con il primo concordato e poi con l'amministrazione, la partenza dell'amministrazione straordinaria. Tieni conto che noi nel 2014 abbiamo rinnovato tutto il negozio, quindi le nostre speranze erano altissime per poter finalmente riprendere l'attività e riprendere a lavorare seriamente, cioè nel senso che è una speranza per il nostro futuro. Pensavamo di andarci in pensione noi al Mercatone 1 perché quella era la nostra casa ed era la nostra famiglia. Però nel 2015 appunto è successo il primo concordato e già lì ci siamo ritrovati disperati e distrutti perché è stata un'esperienza difficilissima da affrontare. Con l'amministrazione straordinaria un po' ci siamo ripresi perché con l'aiuto dello Stato si pensava di poter arrivare ad una soluzione. Si capisce che in questo periodo, in questi anni, la situazione del commercio è drammatica un po' in tutti i negozi, piuttosto che la crisi si sente ovunque. Io nel 2015 ho iniziato a fare la RSA della Philcams VCO e del negozio di Crevola d'Ossola. Quindi ho vissuto proprio in prima persona tutti i tavoli, tutti gli incontri e ogni volta era una speranza, ogni volta era un modo. Per poter continuare. A questo si arriva poi finalmente alla vendita dell'agosto del 2018 e lì siamo arrivati in quel momento che non ne potevamo più perché continuavano ad andare vuoti tutti come si chiamano i cavoli. No, tutti i bandi erano vuoti, nessuno ci voleva comprare. Finalmente troviamo un'azienda che ci vuole comprare e si parte da zero. Però l'accordo sindacale è stato drammatico perché nel momento in cui c'è stato il passaggio c'erano degli esuberi. Sei nostri colleghi sono rimasti a casa ed è stato drammatico. Noi abbiamo dovuto accettare anche la riduzione dell'orario, perché cosa facevamo? O accettavamo o rimanevamo a casa anche noi, cioè purtroppo non abbiamo avuto scelte. Quindi il signor Rigoni ci aveva propinato che tutto questo era una cosa temporanea, perché nel giro di 2 anni avrebbe portato questa azienda alle stelle e riassunto, oltre che tutto il personale lasciato a casa, anche altre persone, quindi avrebbe dato lavoro a chiunque. Quindi tieni conto di quale sia stata la nostra speranza in quel momento finalmente di ricominciare. E quindi abbiamo aspettato e ci abbiamo messo anima e corpo, come abbiamo sempre fatto, perché per noi il Mercatone 1 appunto era il nostro lavoro, era La nostra la famiglia. nostra famiglia. E quindi niente, quindi si arriva a quel fatidico 24 di maggio, dove su WhatsApp ci siamo sentiti dire ragazzi, da domani non si apre più perché il Tribunale di Milano ha sentenziato il fallimento. E per noi è stato un dramma, un dramma più completo. Colleghi con
dove lavorano in due, si ritrovano senza un sostegno, senza niente. Siamo sospesi, siamo in attesa, ci stanno strumentalizzando, la colpa se la tirano da una parte e dall'altra, ma trovare una soluzione invece di dire sì, abbiamo sbagliato di qua, abbiamo sbagliato di là, ma adesso la cosa importante è trovare la soluzione. Perché il nostro pensiero va a tutti, ai colleghi, noi stessi, al nostro futuro, cosa facciamo? Abbiamo un'età, 53 anni, cosa faccio? Vado a passeggio, cioè vado a cercare lavoro, accetto i miei figli che ne hanno 23, 24. Non esiste. E poi comunque questo è un posto piccolo, una cittadina dove ci conosciamo tutti, andiamo a fare la spesa incontro il cliente al quale non gli arriverà la merce. Come faccio? Cioè, io mi sento comunque in colpa, anche se fondamentalmente che colpa ne ho? Io seguivamo delle direttive chiaramente, perché le direttive erano quelle. E devo dire che fino ad oggi i nostri clienti sono stati veramente fantastici, perché comunque hanno capito e spero che riescano a capire tutti quanti il nostro stato d'animo e di come ci sentiamo, lo spero veramente. Ecco, raccontavate prima tutti e tre che comunque il punto vendita di Crevola d'Ossola era un po' un punto di ritrovo anche per le famiglie, era diciamo il supermercato anche più vicino dove magari la gente si recava anche solo per comprare lo shampoo o qualcosa del genere. Qual era il clima che si respirava? Beh, i nostri clienti erano clienti affezionati, noi viviamo in una realtà diciamo tra virgolette chiusa. Per cui anche i nostri clienti con noi eravamo una famiglia unica e si sentivano a loro agio quando venivano presso i nostri negozi, chiedevano di uno di noi perché sapevano di trovare la persona che li avrebbe accolti e serviti nel modo giusto che loro ritenevano più consono possibile. Da tanti anni clienti affezionati, clienti anche del bacino della Svizzera, perché noi lavoriamo anche con la Svizzera, e venivano apposta da noi perché sapevano di trovare, oltre al prodotto, le persone giuste che li sapevano indirizzare e seguire. Ecco Antonella, il fatto che voi non eravate solo dei venditori è confermato anche dai messaggi di solidarietà che mi dicevi prima che state ricevendo. Sì, e questo a me ha fatto molto piacere, perché io ho venduto mobili come i miei colleghi, come altri colleghi hanno venduto altra merce. La cosa brutta è che abbiamo accettato per l'azienda dei soldi per della merce che o è in negozio e non possiamo consegnare perché i negozi sono chiusi oppure non arriverà. Devo dire che ringrazio tutti i clienti, tutti gli amici, perché diventano poi amici e famiglia, che in questo periodo ci hanno messaggiato, scritto, incontrato e che nonostante ci stanno rimettendo dei soldi loro, perché finché non si saprà il futuro di Mercatone 1, loro hanno dato dei soldi che non sanno come andranno le cose, ci stanno sostenendo. Io personalmente sono arrabbiata nera con l'azienda. Sono molto ma molto arrabbiata, chiedo giustizia per me, per i miei colleghi, per i miei clienti, per i fornitori e per i colleghi che sono rimasti a casa prima. Qualcuno deve darci delle risposte, perché noi ci abbiamo messo la faccia, la forza, il sorriso quando era il momento e adesso è ora di darci giustizia. Ecco, voi avete parlato moltissimo di quello che è stato l'iter burocratico, legislativo che avete subito più di una volta e mi ha sorpreso tantissimo il fatto che siete molto attenti alla vostra clientela, me ne avete parlato per tutto il pomeriggio, però a me interessa capire come state voi, che cosa volete per il vostro futuro, cosa vi immaginate, le lotte anche che state facendo assieme agli altri colleghi Mercatone. Comunque il nostro negozio era un negozio che funzionava. Noi vendavamo, andavamo bene, tra gli altri bassi di tutti i negozi, però cioè, c'era la possibilità veramente del nostro futuro, di andarci in pensione in quel negozio. Quindi
la rabbia adesso di ritrovarci e non sapere che cosa sarà di noi domani, perché in questo momento non stiamo percependo neanche un soldo. Quindi io ho mio figlio all'università, lui al mutuo, Antonella anche, cioè i colleghi abbiamo hanno tutti. Due figli, hanno, abbiamo una famiglia e quindi ci ritroviamo qui dopo aver dato per 20 anni anima e corpo e non abbiamo risposte. Pensiamo che la situazione sarà un po' lunga prima che si districhi del tutto. E noi cosa facciamo ora? Di cosa viviamo? Come riusciamo? Cioè, rabbia, tantissima rabbia, tanta. Veramente tanta. Non ci fa dormire di notte questa cosa, veramente. Grazie.